Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che mi date di chiarire alcune situazioni dal momento che ho seguito questa pratica, per cui posso dare diverse delucidazioni ai tifosi e a chi ci ascolta. Innanzitutto bisogna partire da un fatto: noi abbiamo completato i playoff ed era era la disponibilità del nostro campo in erba, tra le tante cose un campo di tutto rispetto, e quindi abbiamo completato le operazioni il 20 giugno, addirittura c'era la possibilità che si sarebbero protratte le competizioni se il Cervinale, se l'Atac Cervinale andava avanti fino a fine giugno, e quindi bisognava iniziare i lavori a luglio. Mi pare che questo sia il mese interessato, per cui non ci sono ritardi, non è che il campo in erba sintetica lo si faccia così, facendo il 3 si fa il campo scolpito. Naturalmente, seguendo quelle che sono le cose, la PEC che è stata fatta alla società per la consegna dei lavori risolve, ma lo stesso non risolve, nel senso che, mi spiego meglio, innanzitutto il termine per presentare l'opera, completare l'opera, dei 65 giorni, ci riferiamo ai 65 giorni lavorativi, non ai 65 giorni pari a 2 mesi o poco più. E quindi naturalmente parliamo di più di 3 mesi, considerando pure la pausa relativa al mese di agosto, si inizia il lavoro e quindi si potrebbe andare verso novembre. Se non che vi è un problema sopraggiunto legato alla pandemia, nel senso che io ho parlato con la ditta e mi sono informato anche presso la Lega Calcio, praticamente è difficile reperire sul mercato in questo momento il TNT, un materiale che viene posto tra il terreno e l'erba sintetica, tant'è che la Lega sta pensando di poter utilizzare anche un altro tipo di TNT prodotto da altre case. Questo è importante, si aspetta questa autorizzazione, perché praticamente poi tutto questo ha una rilevanza ai fini del collaudo dell'opera che si dovrà fare dopo. Ma nulla di che, praticamente possono iniziare pure i lavori, poi saranno costretti a fermarsi. Quindi dire ipoteticamente che noi finiamo la struttura sportiva a fine anno mi sembra di non aver detto una sciocchezza. Si illude chi pensa di farlo prima, quindi bisogna essere chiaro con i cittadini, con i tifosi, perché la chiarezza è sintomo anche di lealtà. Semmai io il problema lo vedo in una maniera diversa, cioè il presidente, che ha avuto anche un colloquio con me, si lamentava anche del fatto di essere stato lasciato solo a livello di sponsor, a livello di qualche aiuto economico alla squadra, e questo sta un po' sotto gli occhi di tutti, non è che me lo invento io. Per cui mi ero permesso di dire al presidente che sicuramente, parlando con il comune, ci sarebbe stato qualche aiuto, se non altro nei primi mesi, per cercare di riconoscere le spese relative all'utilizzo di un'altra struttura, con la speranza poi di, con gennaio, di inaugurare quest'opera e riportare la squadra a casa. Naturalmente, rispetto a questo, c'è bisogno anche di un movimento dei tifosi, di azionariato, che è andato un poco affievolendosi. Di qui praticamente questa mancanza di stimoli da parte del presidente nell'affrontare un campionato sul quale praticamente è previsto un investimento di 250.000 euro, e non è uno scherzo.
Per cui io esorto il Presidente eventualmente a rivedere questa sua posizione. Ormai è diventato un personaggio, acclarato nella sua figura di Presidente del Cervinare, che può dare ancora tanto alla nostra comunità. Viceversa, lasciarlo solo così, senza che si veda anche un poco richiesto, cercato, se vogliamo, rischiamo veramente poi di non avere una squadra che svolga il prossimo campionato, quantomeno non vedo una cordata all'orizzonte capace di risolvere questo problema. Quindi io ci penserei due volte prima di liquidare così la questione e di iniziare un ragionamento anche con un'assemblea pubblica, con i tifosi, che devono fare anche loro la loro parte. Sono i tempi giusti per farlo, perché poi viceversa, se andiamo ad estate inoltrata, comincia a diventare difficile organizzare il tutto, e sarebbe veramente un peccato.